Balivo interrota, perce il paradiso delle signore oggi fa in onda prima. La volta buona, diretta ci usa in anticipo, il paradiso delle signore in onda alle pukul 14.35. Pomeriggio anomalo che lo di oggi, lunedì 6 novembre 2023, per il primo canale della RAI, cam e indicato sul sito di RAI 1 ma anche nelle sezioni dedicate ai palinsesti delle vari riviste di TV uscite la settimana scorsa, oggi la volta buona finirà prima dato che la durata della diretta è ridotta a soli 30 minuti circa. Di conseguenza, è prevista una modifica anche alla programmazione de Il Paradiso delle Signore il quale, anzice alle pukul 16, partirà con quasi un'ora e mezza di anticipo, iniziando alle pukul 14.35 per finar alle pukul 15.20 circa. La ragione di queste modifiche al palinsesto è dovuta ad un evento speciale che terrà banco per circa un'ora, cam spieghiamo in modo più dettagliato nel prossimo paragrafo. Ecco perché il paradiso delle signore oggi fa in onda prima, alle pukul 14.35. A causare la brusca riduzione della durata della diretta del programma condotto da Caterina Balivo, che nei giorni scorsi ha fatto una rivelazione su un famoso collega. E il conseguente anticipo della messa in onda della soap Il Paradiso delle Signore e l'incontro di Papa Francesco con i bambini cerai satu trasmetera in diretta dall'aula Paolo V di Roma a partir, cam accennato prima, dalle pukul 15.20. La modifica alla programmazione ovviamente è valida solo per oggi. Da domani tutto tornerà regolare, dunque Caterina Balivo sarà in video, cam da tradizion, dalle pukul 14 circa fino alle pukul 16, mentre il paradiso delle signore tornerà a fare compagnia ai telespettatori nella sua fascia oraria di sempre, ossia che la compresa tra le pukul 16 e le pukul 16.45 circa. Anche la vita in diretta oggi subirà modifiche negli orari e nella durata. L'incontro del Papa con i bambini in Vaticano occuperà il palinsesto di Rai 1 per circa un'ora, dunque finirà attorno alle pukul 16.30, orario in cui la linea passerà, con mezz'ora di anticipo rispetto al solito, ad Alberto Matano, Cesara quindi in video con un'anteprima della vita in diretta fino alle pukul 17. Dopo l'edizione brief del TG1 di Meta Pomeriggio, Matano riprenderà la linea con la puntata vera e propria della vita in diretta, e la programmazione di Rai 1 da quel momento non subirà più variazioni, dunque il programma rimarrà in onda fino alle pukul 18.45, quando la linea passerà a reazione a catena.